Dopo 2 mesi e 7 partite con 4 KO e 3 pareggi consecutivi, però il Gozzano torna a sorridere, torna ad assaporare il gusto dei 3 punti. Lo fa vincendo, anzi dominando, 3-0 il Vado. La partita al 7° tiro di Nicasti sugli sviluppi di un calcio d'angolo termina fuori al 19° palo di Pennati da ottima posizione, conclusione un po' sbilenca che però appunto termina contro il palo. Al 23° un episodio che potrebbe rivelarsi determinante, in realtà non è così. Il Gozzano infatti rimane in 10 per l'espulsione di Montesano, a per il direttore di gara non ha dubbio, e estrae il cartellino rosso. Al 42° punizione di Cozzari messa in calcio d'angolo da Colantonio. Nella ripresa il Gozzano cala il Trissi, il primo gol al 6° imbucata perfetta di Pennati per Rao che davanti a Colantonio non sbaglia. All'11° il tiro di Galvagno di collo dal cuore dell'area termina fuori di pochissimo con una deviazione. Al 23° il 2-0 è servito, contropiede magistrale orchestrato da Pennati, rifinito da San Giorgio. La sua prima conclusione è disinnescata da Colantonio sul tapin, però lo stesso San Giorgio mette dentro. Al 42° arriva il Tris, lo firma capitana Gemelli con un destro a giro dai 25 metri su assist di Molinari, termina 3-0 per il Gozzano.